Bonsoir, mes amis, e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Sono appena rientrato a casa dallo stadio Brillante di Monza, dove, ahimè, il Monza ha perso per 4-1 in amichevole contro il Torino. Sembrava troppo bella la partita con l'Olympique Lyonnais, che abbiamo vinto, che abbiamo giocato bene contro una squadra comunque, diciamo, da top 10 in Francia. Sì, buonanotte, bon nuit, mes amis, buonanotte, buonanotte. Oggi una partita a dir poco imbarazzante, una partita a dir poco imbarazzante da parte degli uomini di Mister Raffaele Palladino, una partita imbarazzante. Male, 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 malissimo tutti. Non ho veramente parole. Veramente, Marlon Barbosa da Silva, quello che è, non deve più giocare nel Monza, non deve più vedere il campo con la maglia del Monza. È un giocatore imbarazzante. Marlon è imbarazzante, un giocatore vergognoso, un giocatore imbarazzante. Non è possibile, non è possibile che una squadra di Serie A schieri Marlon, non è possibile. Vabbè, il primo gol e iniziamo. Marlon, autogol, olè. In comprensione con Di Gregorio, palla all'indietro, Di Gregorio non va, la palla intanto se ne va dentro e vabbè, stile, diciamo, Frosinone Monza 4-1 in quella partita di Serie B. Poi il 2-0 porta la firma di Vojvoda, numero 27 del Torino, si smarca tra i birilli, perché sono fermi così tutti, cioè sono fermi le statuine del presepe, non lo so io, si li salta tutti e poi va a giro 2-0. Il 3-0 porta la firma invece di Vlasic su regalo splendido di Marlon, proprio palla all'indietro a caso. Arriva Vlasic 3-0 e poi arriva anche il 4-0, ancora un errore da parte del Monza, perde palla, Vlasic se ne va 4-0. Il gol della bandiera invece l'ha segnato Gianluca Caprari, calcio di rigore, forse per un fallo in area comunque di mano, beh, un fallo in area, calcio di rigore trasformato da Caprari, veramente, veramente, anche, cioè, Marlon malissimo. Donati lasciamo stare, perché gioca Donati, perché dov'è la Ciurria, ok, è un amichevole, va bene, ma perché Donati, forse, cioè, non lo so io, perché Donati. Poi Macin, ditemelo se ha già la testa da un'altra parte che se ne va, ma perché Macin, sì, è un tiro fatto, basta, ma Macin, Perché? Boh. E poi, signori, Andrea Petagna, il giocatore più lento della storia del calcio, signori, che poi tra l'altro è uscito nel corso della partita nel primo tempo per infortunio al suo posto di Hitler, che non ha inciso più di tanto, però, ma come si fa? Petagna è lentissimo e poi sta sempre spalle alla porta. Cioè, ma allora? Poi vabbè, cioè, ma Rovella, così e così, anche Carlos, anche Colpani, Birindelli non è entrato bene. Vabbè, lasciamo stare Vignato, Bondò, così. Barberi è entrato subito, un lancio per il fantasma, vabbè, lasciamo perdere anche Barberi. Niente, che cosa dirvi? Dopo questa partita sono un po' preoccupato per la partita di mercoledì prossimo all'Artemio Franchi contro la Fiorentina, visto che si tornerà a fare sul serio, visto che è una partita di Serie A. Ritorniamo quelli della partita con l'Olympique Lyonnais, o magari della partita dell'ultima con la Salernitana, l'ultima prima del mondiale, perché se no veramente, veramente, poi abbiamo anche l'Inter in casa, sono veramente due partite toste.
Quindi, cioè, e niente, amici, non ho nient'altro da dirvi perché è veramente partita proprio da pessima da parte del Monza. Torino ha giocato bene, ha meritato di vincere. Troppi errori. Marlon è improponibile, imbarazzante, non deve giocare, però eppure era lì. Speriamo che almeno nelle partite che contano non giochi, giochi Caldirola. Dov'era Caldirola? Dov'era Caldirola? Boh. E niente, amici, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video, a commentare qui sotto se vi va con le vostre impressioni della brutta sconfitta in amichevole al Brianteo del Monza contro il Torino per 4-1. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. Noi ci rivediamo nel post partita di Fiorentina Monza mercoledì prossimo e sempre forza Monza, dai bagai!